Amici di Cellulare Magazine, oggi qua a Milano è stato presentato il Samsung Galaxy A9, the star of the show, direi per oggi, ma la fascia media si completa anche con Galaxy A7, che è qua nelle mie mani. A differenza di A9, A7 è già sul mercato, nei negozi, da qualche giorno, a 349 euro prezzo al pubblico. In cosa differisce rispetto alla 9? Beh, dunque, il prezzo, l'avete già visto, nel display da 6 pollici, lo schema ottico che vediamo sulla parte posteriore, che tra l'altro è tutta in vetro, che mostra 3 fotocamere, non 4, ora andremo nel dettaglio, e diciamo nella configurazione hardware che prevede 4 giga di RAM e 64 giga di ROM, di spazio di attivazione, anch'esso comunque espandibile. Dunque, andiamo a vedere lo schema delle fotocamere. È A3. Cosa manca? Manca il teleobiettivo rispetto alla 9, perché abbiamo la fotocamera da 24 megapixel, che è quella fondamentale principale del telefono, sempre f1.7. Abbiamo la fotocamera da 5 megapixel, che è quella di profondità, che significa è un sensore che cattura il maggior numero di informazioni possibile sulla profondità di campo, in modo da permettere anche in post-produzione di cambiare il fuoco dello scatto. Funzione molto molto utile quando ad esempio si scatta un primo piano con un fondo lontano, che può essere messo a fuoco o sfocato con l'effetto bokeh per rendere il soggetto più brillante in primo piano. E poi abbiamo la wide angle, l'ultra grandangolare, il super grandangolo, che permette di riprendere panorami, immagini a 120 gradi. Come detto, quindi manca il teleobiettivo con zoom ottico 2x, che è prerogativa unica del Samsung A9. Per il resto, lo vedete, è l'interfaccia Samsung classica a cui siamo abituati. Ora l'abbiamo rimessa in italiano perché, come ripeto, è un evento internazionale, e c'è naturalmente la possibilità di avere Google Pay, il nuovo sistema di pagamento di Google, partito e attivo in Italia da poche settimane, da pochi giorni direi, e tutte le classiche funzioni a cui Samsung ci ha abituato. Ma oggi il fuoco, visto che l'evento si chiama 4x Fun, quindi 4x Fun, è il divertimento correlato soprattutto all'immagine, il divertimento correlato allo scatto. Per il resto il telefono, tra l'altro, sia la 7 che nelle mie mani sia la 9 sono rifiniti molto molto bene. Questo vetro dà addirittura una sensazione di gamma superiore, ormai diciamo stiamo parlando di un medio di gamma che è sicuramente ha le fattezze, i materiali, la struttura e la configurazione hardware dei top di gamma di qualche mese fa. Lo vedete sulla scocca Duos? Allora, Duos significa Dual SIM, perché A7 arriverà in versione Dual SIM anche in Italia. Questa è una notizia, perché la 9, che in alcune country, in alcuni paesi, sarà disponibile in modalità 2 SIM, arriverà invece nel nostro paese solo con una SIM singola. Per il resto è tutto, lo aspettiamo in redazione anche a 7 per la prova. Ricordo il prezzo, 349 a 7, a differenza di A9, è già nei negozi. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video.